Vinitaly 2019 a Cernobile, su invito di Vino 85, è venuto nel padiglione Friuli, nello stand di produttori Cormons. Qui abbiamo Marco, direttore vendita d'Italia, che ci presenta quello che è un autoctono del Friuli. Certo. Cantina Cormons, noi siamo una cooperativa nata in Friuli 50 anni fa, coinvolge 110 famiglie. Io sono molto fiero di rappresentarle. Qua con me ho la Ribolla Gialla, che è un vitigno autoctono friulano. La spumantizziamo e la facciamo ferma. Noi come spumantizzazione siamo i massimi produttori al mondo. Collaboriamo con Vino del 75 già da diversi anni. Abbiamo creduto in loro, nella potenzialità del mercato che c'è su internet. Ha l'esclusiva con noi, ci lavoriamo molto bene. Puntiamo chiaramente sui vitigni friulani. Un abbinamento per questo vino? È un abbinamento che va a tutto pasto, pesce, formaggi, carni bianche. Si presta con tutte queste tipologie di food. Lo potete bere anche come aperitivo. Noi in Friuli addirittura lo facciamo come spritz con un po' d'acqua. La Ribolla Gialla magari non è il classico vino da spritz, ma ne abbiamo diversi altri, tipo il friulano o le spumantizzazioni. Noi ci apprestiamo ad assaggiare questo Ribolla e ricordiamo, per chi vuole acquistare una Ribolla di Cormons, oltre che in cantina, da vino85.com. Assolutamente. Però 2018, giovane. Sì, però ho deciso come Ribolla. Ah, sì. Boh, ma qualità alta, prezzo vergognoso. Beh, bel prodotto.